E dovremmo avere in collegamento con noi. Ce l'abbiamo? Eccoli qua. Buonasera a Claudio e Paola Reggeri. Buonasera, è un piacere avervi fra noi. E ne siamo molto contenti. Allora, avete sentito diciamo, lo spiegone, noi lo chiamiamo così, di Marco. Tra l'altro per noi è l'ultimo spiegone, si fa un po' il bilancio della stagione oggi, quindi di una stagione che per tanti versi, che tutti sappiamo, è stata più particolare del solito, diciamo così. E anche per voi è costantemente tempo di bilanci, solo che questi bilanci, da quello che capisco, cambiano in continuazione, no? Allora, Marco ha accennato alla notizia calda di giornata, alla conferma del fatto che il governo ha fatto accordi con l'Egitto per la vendita di due fregate. E, ecco, banalmente vi chiedo la vostra reazione senza voti contrari di nessuno dei partiti della maggioranza. E niente, questo affare è andato via liscio come l'olio, come fosse una relazione diplomatica normale quella tra Italia e Egitto, a maggior ragione dopo quello che è successo a giugno. Qual è la vostra reazione e se vi sentite in qualche modo traditi e da chi eventualmente? Sì, Diego. Dunque, la risposta è molto chiara. Non possiamo certo sentirci traditi dall'Egitto, dopo tutto quello che hanno fatto al nostro figlio e dopo 4 anni e mezzo di menzogne e di depistaggi. E che cosa potevamo altro aspettarci in termini di tradimenti dall'Egitto? In verità è il fuoco amico che fa male e che ci amareggia. E da cittadino, come diceva Marco adesso, uno non si aspetta di dover lottare contro il proprio Stato per ottenere verità e giustizia. E invece è proprio lo Stato italiano che ci ha traditi. La prima volta, il 17 luglio del 2017, quando ha rinviato l'ambasciatore al Cairo. E adesso, con la vendita delle armi all'Egitto, che è un tradimento non solo per noi, ma per tutti gli italiani, per le persone che credono nella inviolabilità dei diritti e nella giustizia, e nel popolo giallo che ci accompagna costantemente e ci sostiene nella nostra ricerca di verità e giustizia. Quindi noi non intendiamo farci prendere più in giro ulteriormente dall'Egitto, e non si pensi che basterà darci 4 cianfrusaglie, indumenti vari, chiacchiere o carte inutili. Non ci accontenteremo più di atti simbolici. Dopo 4 anni e mezzo il tempo è scaduto. Chiediamo invece, e come minimo, uno, la risposta esaustiva a tutti i punti della rogatoria del 29 aprile 2019, che è rimasta totalmente priva di risposta. 2, la consegna delle 5 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura italiana il 28 novembre 2018, in modo che possano essere processate in Italia. I 5 sono tutti ufficiali della National Security. Quindi finché noi non avremo ottenuto queste 2 cose, ci sentiremo traditi. Giustamente diceva non vogliamo più farci prendere in giro dall'Egitto e non ci aspettiamo nulla dall'Egitto, ma dall'Italia sì. Diciamo, no, normalmente dovrebbe essere così, dovrebbe essere. E voi vi siete fatti, quello che speriamo. Ecco, voi vi siete fatti un'idea in questi anni del perché l'Italia, di governo in governo, perché poi diciamo, ne sono cambiati, si comporti in maniera, diciamo, non di certa schiena dritta, ecco, diciamo, ma invece pensi più ai rapporti diplomatici, agli affari con l'Egitto, che non alla ricerca di verità e giustizia per Giulio?
Rispondo io con una risposta che ha dato Claudio anche in altre situazioni. Noi in questi 4 anni e mezzo abbiamo visto tante zone grigie dell'Egitto e tante zone grigie dell'Italia. Certo, abbiamo vi vissuto e visto tanta ipocrisia e la vendita di queste due navi, e sappiamo che seguirà poi la vendita di altre armi, è proprio la ciliegina sulla torta di questa ipocrisia. Quindi, torno a dire quello che ha detto Claudio, basta atti simbolici, ma cose concrete. Probabilmente c'è una certa difficoltà nel fare cose concrete, per la verità. Al di là delle richieste appena elencate, perché poi, come dire, nei momenti in cui si cerca verità, giustizia, insomma, si è avuto il dolore che avete avuto voi, e quindi si cerca in tutti i modi di avere fiducia in chi dovrebbe dare delle risposte, e voi immagino ne abbiate comunque avuta in questi anni e poi sia stata delusa questa fiducia. C'è qualcosa, dicevo, al di là di queste richieste specifiche fatte, che potrebbe ridarvi fiducia nel futuro prossimo? Beh, chiaramente avere la verità vera per quello che è successo a Giulio. E noi vogliamo poi una verità che si basa su una verità processuale. Questo certo non ci ridà Giulio, però è una cosa che troviamo giusta perché esiste il diritto alla verità. Su Giulio sono stati violati tutti i diritti umani. Ho già detto più volte che rappresenta l'abecedario della violazione dei diritti umani. Diciamo che noi adesso abbiamo fiducia, forse è più semplice rispondere su chi abbiamo adesso fiducia. Noi abbiamo fiducia in tutte le persone che ci stanno vicino, che vengono definite scorta mediatica, che sono i social che ci stanno vicino, Verità per Giulio Regeni, Giulio siamo noi, ma tutte le migliaia di persone in Italia e all'estero. E la scorta mediatica che è fatta sia di persone che anche della stampa, la stampa che ci segue con affetto. E di chi abbiamo fiducia? Abbiamo fiducia nella nostra legale Alessandra Ballerini, che 4 anni e mezzo, che ormai è come se vivesse con Salutiamo noi. Alessandra. E direi un applauso ad Alessandra, che sta lottando insieme a noi. Abbiamo fiducia nella procura e nei suoi investigatori, che sono riusciti veramente a strappare con noi brandelli di verità per fare Erri De Luca. E abbiamo anche fiducia nel presidente della Camera Fico, che oggi ci ha chiamato per dirci che è con noi, che sta con noi, e soprattutto per chiederci come stiamo, perché è l'unica persona del governo che ha pensato che noi potevamo stare anche male. Claudio, se vuoi aggiungere delle cose. Abbiamo sempre fiducia nelle persone che ci hanno seguito fin dall'inizio, come diceva Paola, e alcune di queste sono riportate anche nel nostro libro Giulio fa cose, Se vogliamo vedere anche la copertina, sì, eccola qua. nella sezione dei ringraziamenti. Ci sono tante persone che si sono offerte di aiutarci, c'è chi si è offerto spontaneamente di tradurre il libro, chi lo sta leggendo a voce alta, diciamo registrando, per farne un audiolibro. E quindi, diciamo, persone come quelle del Popolo Giano che dimostrano apertamente il loro sostegno indossando un braccialetto, una spilla, esponendo una bandiera. E queste cose sono tutte cose che ci danno fiducia, ci danno la forza per continuare la nostra battaglia. Poi volevo ringraziare naturalmente tutti i musicisti che accompagnano il tuo programma, e in particolare il bassista Gabriele Gabriele. Lazzarotti, che ha sempre
E ha sempre l'adesivo con la richiesta di verità e giustizia sul basso. Grazie Gabriele. Allora, a parte il fatto che fa molta impressione sentire parlare di scorta mediatica, perché la scorta serve a proteggerti da qualcosa, quindi se la scorta è mediatica vuol dire che il pericolo è, mi viene a dire, sia politico, sia, quindi questa, diciamo, è una raffigurazione molto preoccupante e impressionante. Detto ciò, per salutarci e provare anche appunto a ragionare in maniera con un po' di ottimismo e di verso il futuro, questi sono giorni dove, a margine di un fatto drammatico che è stato visto, è stato filmato, e questo ha fatto anche la differenza, diciamo, non è il primo che viene filmato, ma questo elemento ovviamente ha giocato un ruolo molto importante, ha scatenato un movimento mondiale, perché in queste settimane, in questi giorni, dagli Stati Uniti all'Europa, in Italia, ma direi in tutti i continenti, c'è gente che marcia, che protesta per l'uguaglianza, contro il razzismo, per la giustizia, diciamo per verità e giustizia per moltissime persone, in generale un po' per tutti quanti. Vi chiedo, Giulio, in questo contesto, come ci si sarebbe trovato, quanto ci sarebbe stato bene, diciamo, no? Quanto questo mondo lo rappresenta in qualche modo, nei suoi ideali, nelle sue battaglie, nei suoi studi? Allora, cosa avrebbe fatto esattamente è un po' difficile e questo dirlo. È chiaro. È evidente. Comunque, Giulio, per persona che era, persona che aveva viaggiato, aveva convissuto quando aveva fatto gli ultimi 2 anni delle superiori nel New Mexico con 80 nazionalità nel college, United World College, dove c'era, quindi era una persona che era abituata a convivere con persone di cultura, di pelle diversa. Quindi senz'altro, questo possiamo dire, avrebbe dato un contributo. In termini materiali, questo non possiamo dirli. Lui era un ricercatore e quindi probabilmente avrebbe dato un contributo di pensiero. Purtroppo è successo quello che è successo. Giulio ha anche tentato, Giulio è andato in giro a studiare, a viaggiare, però il suo obiettivo era comunque rientrare in Italia, come tanti giovani che studiano, che si dottorano all'estero, ma poi vogliono dare un loro contributo al paese. E questo a Giulio è stato negato, perché c'è tutto un problema dell'equipollenza se ti sei laureato all'estero, e poi soprattutto cosa che succede a tanti giovani come lui che conosciamo e di cui leggiamo e che ci scrivono, che fanno colloqui di lavoro sia in ditte private che statali eccetera, e a questi giovani, come è successo a Giulio, non viene neanche risposto, e questo purtroppo è un fenomeno italiano dove andiamo a perderci appunto tutte le competenze. Giulio avrebbe detto la sua, pensiamo, sì, anche perché lui era una persona tollerante, disponibile verso gli altri. Era un giovane normalissimo, però sapeva ascoltare. E quindi in questo contesto attuale, senz'altro avrebbe preso una chiara posizione. Ecco. Io vi Noi ringrazio. Ci siamo persi una persona come questa. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi e per tutto quello che state facendo. Da parte nostra possiamo dire che per quel che potremo fare, continueremo a fare da scorta mediatica, sperando che ce ne sia sempre meno bisogno, diciamo così, alla ricerca di verità e giustizia per Giulio. Grazie, arrivederci. Grazie. E a presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera.